Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e alla pazienza, paziente attesa di Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, sempre la parola ci invita alla conversione. Questo è il centro e il cuore del richiamo di Giovanni Battista. Lo ascolteremo tra poco nel Vangelo. Sono tanti i deserti che oggi ci circondano e attraversiamo. Violenza, cattiveria, vendetta, povertà materiale e morale, indifferenza, egoismo, deserti di fede. Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri. È l'invito a tracciare strade in cui l'uomo possa ritrovare se stesso e incontrare Dio. Siamo tutti chiamati a preparare la strada per l'avvento del Re, di colui che porterà giustizia e misericordia. Noi ti attendiamo, Signore Gesù.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ripetiamo insieme: mostraci, Signore, la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua salvezza. Amore e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua salvezza. Certo, il Signore donerà il suo bene. E la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui. I suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua salvezza.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Abbiamo ascoltato la pagina del Vangelo che ci verrà poi proposta domenica prossima, seconda domenica di Avvento. In questa pagina del Vangelo ci riferisce la predicazione di Giovanni il Battista. La predicazione del Battista che si svolge nel deserto. Perché nel deserto? È chiaro che è un luogo reale il deserto, però è anche un luogo ricco di significati. Per dirlo con una battuta, nel deserto siamo chiamati all'essenzialità della vita, alle cose essenziali. Nel deserto non ci sono le vetrine addobbate da guardare,
per vedere, compro quello, compro quello. Nel deserto non ci sono situazioni che attirano la nostra attenzione. L'unica attenzione va su noi stessi, guardarci dentro. Il deserto era un segno molto evocativo per il popolo di Israele, perché rimandava ai lunghi anni nel deserto del popolo che, uscito dall'Egitto, andava verso la terra promessa. E ci dice la storia sacra che quel viaggio nel deserto, chiamiamolo viaggio, durò ben 40 anni, quello che equivale all'epoca a una generazione intera. Un tempo duro, difficile, pieno di sacrifici immensi, di difficoltà, di lotte, di paure. Anche perché l'attraversamento del deserto chiedeva continuamente uno sforzo per trovare la strada più giusta, la strada più vera. E quindi molti sbagliavano strada, molto spesso gli ebrei sbagliavano strada, si trovavano altrove. E allora Mosè, con tanta pazienza, li riportava sul tragitto giusto. Non era come oggi, che anche il deserto c'è un sistema viario che ti permette di orientarti. Si andava all'avventura. Ecco, sono tutte immagini che noi oggi prendiamo e applichiamo a noi. E ci rendiamo conto, se ci riflettiamo, che davvero anche oggi la nostra vita è un deserto. È un deserto dove c'è di tutto. La riflessione iniziale ci ha avvertito: violenza, cattiveria, vendetta, povertà materiale, indifferenza, egoismo, deserti di fede. E qual era l'invito del Battista? Preparate la via al Signore. Perché se non gli prepariamo la via, come fa a venire? Nel deserto non ci sono vie, gliela dobbiamo preparare noi, nel nostro cuore. Ora, quello che diceva allora Giovanni Battista, lo continua a dire anche oggi a noi. Preparate la via al Signore. Sono 2000 anni che il Signore è venuto. E anche in quello che chiamiamo il mondo cristiano, il mondo occidentale, europeo per esempio, in gran parte, sì, sarà pure denominato mondo cristiano, ma il Signore non è venuto davvero. Ci sono grandi pezzi di mondo nei quali il Signore non c'è. Magari ci sono le chiese, i santuari, ci sono le tradizioni cristiane. Quando arrivano le circostanze importanti, ci sono le feste, ci sono le processioni, ci sono le immagini che si conservano per anni, per secoli, e poi noi, quando vediamo che si sciupano, le restauriamo, tutto. Ma c'è un grande rischio: che il Signore non c'è. Non c'è perché noi con la nostra vita non lo rendiamo presente. Diamo tutto per scontato. E noi invece viviamo come se Lui non ci fosse. Inseguiamo progetti di riuscita umana, inseguiamo e cerchiamo la realizzazione dei nostri interessi, cerchiamo sempre le soluzioni che fanno comodo a noi, che poi siano sempre le più giuste, ci importa poco. Ecco allora la predicazione esigente di Giovanni il Battista nel deserto.
cioè laddove siamo ricondotti all'essenzialità della vita, a ciò che conta davvero, che non è l'esteriorità, ma è quello che abbiamo nel cuore. Allora Giovanni Battista ci lascia questa sera, mentre ci prepariamo a domenica prossima, ci lascia con questa domanda: quanto Vangelo c'è nel mio cuore? Quanta parola di Dio c'è nella mia vita, nei miei comportamenti, nelle scelte che vado facendo giorno per giorno, nella casa, nel lavoro, con gli amici, nella vita di chiesa? Quanto Vangelo c'è? Se siamo onesti, dobbiamo dire molto poco. Ecco allora l'invocazione: vieni, Signore. L'invocazione in questo tempo di avvento. Non ci lasciare, vieni, continua a venire, anche se noi non sempre ti accogliamo. Non ci abbandonare, perché noi abbiamo bisogno di te. Giovanni Battista, dice il Vangelo addirittura, era vestito di peli di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, addirittura mangiava cavallette e miele selvatico, cioè una persona essenziale che non attirava l'attenzione su di sé, ma sul messaggio di conversione. In questo lo dobbiamo imitare. Certo, non abbiamo bisogno di vestirci anche noi di peli di cammello e di mangiare queste cose strane, però una lezione la impariamo, di cercare veramente ciò che è essenziale. Poi tutto il resto, nel cibo, nel vestito, nell'uso del tempo, nelle cose, l'essenziale. E l'essenziale è Dio nella nostra vita. Allora chiediamo a Giovanni Battista, a San Giovanni Battista, di aiutarci, di stimolarci, di incoraggiarci ad andare verso il Signore con passo sicuro, con passo deciso, chiedendo anche umilmente perdono se tante volte non lo abbiamo fatto.
Supplichiamo insieme il Signore. Venga ad abitare il cuore di ogni uomo e donna e a trasformare questo nostro mondo. Guidi con amore e tenerezza i nostri passi attraverso i deserti dell'esistenza. Acclamiamo dicendo: Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. La tua parola sia luce sul cammino della Chiesa per la riscoperta di una fede più viva, capace di amorevole accoglienza e servizio per tutti. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. La tua parola sia di sostegno per tutti i popoli della terra, lungo una strada di convivenza sempre più umana e pacifica. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. La tua parola sia consolazione e speranza per chi vive nel dolore, nella solitudine, nella malinconia e nella povertà. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Ti ringraziamo per il dono della vita, fondamento di ogni altro bene. In questo tempo di pandemia, soccorrici nella tua infinita misericordia. Con fiducia ci abbandoniamo tra le tue braccia tenerissime. Fa che nessuno si senta solo e abbandonato di fronte al morbo invisibile e insidioso del virus. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Ti ringraziamo per il dono della tua Chiesa, comunità sanante e locanda della speranza per ciascun ammalato di Covid-19. Aiutaci ad affrontare questa emergenza sanitaria con serenità, serietà e serenità e coraggio, rendendoci disponibili anche a grandi sacrifici nel nostro stile quotidiano di vita per il bene comune. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Preserva da ogni male coloro che svolgono la professione di operatori sanitari, ricercatori scientifici e volontari impegnati nell'avviare le sofferenze e l'ansia provocate dall'incombere di questo contagio. Dona loro luce e forza, perché continuiamo a dedicarci con generosità alla loro missione, spendendo per questa causa le energie migliori e i talenti che tu hai loro dato. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Il Signore che è nei cieli e attende il nostro ritorno, ci doni uno spirito di conversione che ci guidi sul sentiero faticoso della vita incontro al Cristo tuo Figlio. Preghiamo e diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
In questo tempo di avvento, il Signore ci invita ad essere grati del suo amore e vigilanti per coglierlo in ogni sua manifestazione. Davanti a Gesù Eucaristia dichiariamo il nostro bisogno di Lui. Vieni, Signore, vieni. Signore nostro, sui figli adottivi rigenerati dallo Spirito Santo. Vieni, Signore, vieni. Vieni, Signore, vieni. Vieni, Signore, vieni. Necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne perdono. Vieni, Signore. O fratello primogenito del genere umano, per ritrovare la ragione vera della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Vieni, Signore, vieni. Vieni, Signore, vieni. Ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e redenzione. O Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della Tua carità lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli. Vieni, Signore. Maranatha.
Preghiamo, o Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Prima di sciogliere la nostra assemblea, recitiamo la preghiera nell'ora della prova. Chiediamo al Signore di allontanare da noi ogni male, fisico e spirituale. Signore Gesù, medico del corpo e dello spirito, in quest'ora di grande prova per la nostra umanità, noi veniamo a te con la fede del centurione, che invocava solo una parola perché il suo servo fosse guarito, e con la forza dell'emorroissa, a cui è bastato di toccare il lembo del tuo mantello per far sprigionare da te la potenza dell'amore che guarisce. Fatti voce delle ansie, delle angosce e delle speranze di ogni uomo e donna che sperimenta la sua miseria e fragilità, a te innalziamo la nostra fiduciosa preghiera. Non abbandonarci nell'ora della prova, allontana da noi il rischio del contagio. Solo tu, Signore, e amante della vita, puoi comprendere e rasserenare le nostre paure. E come buon samaritano, vieni ancora oggi in mezzo a noi e fascia le nostre ferite con olio di consolazione e vino di speranza. Maria, salute degli infermi e consolatrice degli afflitti, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Non disprezzare le nostre suppliche e liberaci da ogni pericolo. Amen.